Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della serie di Herobrine. Praticamente, come vedete, sono andato avanti nella mia survival, ma la cosa più paurosa che ho visto appena sono entrato all'interno di questo mondo è tutti quei cartelli, ok? Ora li leggeremo insieme, ma prima mi raccomando, se vi piace questa serie lasciate like e iscrivetevi al canale. Andiamo a vedere cosa c'è scritto. Ho capito che non mi vuoi? Cosa? Che significa? Forse sono i messaggi di Herobrine che mi vuole dire qualcosa, la ragazza Herobrine. A proposito, perché la fiamma è spenta? Vabbè, forse lo scopriremo tra poco. Ho capito che non mi vuoi. Oh mio Dio, che tristezza. Allora me ne sono andata via. No, aspetta, in realtà non era proprio che non ti volevo, che eri troppo spaventosa, nulla di che. Andiamo avanti. Ho spento la fiamma. Sì, l'ho notato. Forse perché non vuole che io la summoni più. Forse perché evidentemente ha capito che sta esagerando, ma sta facendo la vittima adesso lei, adesso. In caso mi rivolessi, riaccendila. Ok, quindi in caso io la rivolessi, potrei riaccenderla. Però, aspetta, vediamo il dopo. Ma non ti assicuro che ritorno. Quindi, anche se praticamente accendo quella fiamma, non è sicuro che ritorno in base a lei, in base al suo stato d'animo, in base effettivamente se ha ancora intenzione di stare con me. Ok, va bene, è molto strana questa cosa. Però mi dispiace perché non è, ragazzi, un segreto il fatto che ha rotto le scatole con del ferro potrebbe servirmi. Non è un segreto che ha rotto le Zoe, ma che ci fai qua nel mio mondo di Herobrine? Scusa. Ma tu che ci fai qua? Cioè, io sto prendendo il ferro, ma che... Scusami, poi non posso. Ho trovato lì. Ah, giusto, hai ragione. Va bene. Senti, lo sai che questo mondo è pieno zeppo di cose strane, come Herobrine e altre forme di vita soprannaturali, vero? Oltre a Herobrine, quali sarebbero le altre forme? Io! Quindi stai attenta, potrebbero esserci un sacco di problemi, specialmente guarda cosa ho trovato, Zoe. Sono dei messaggi in realtà molto tristi da parte di Herobrine, donna. Non ti assicuro che... No, ma in realtà dovresti leggerli al contrario, esatto, sì, perché da questo è il primo. Ho capito che non mi vuoi. Sono andata via. Ecco, ho capito bene. Ho spento la fiamma. Non ti assicuro che ritorno. Oh, l'hai fatto offendere. Ma non l'ho fatto apposta, in realtà. Non l'ho fatto per nulla al mondo apposta. E questa è la cosa, Zoe. Cosa hai fatto? Nulla, semplicemente gli ho detto che sta creando troppi problemi e che non mi, che mi fa impaurire spesso e volentieri. E tutto quanto il resto. Ho paura, insomma, di lei. Ma questo è l'altare, giusto? Sì, è questo l'altare. Capisco. Però mi ha detto che non è sicuro, se lo riaccendo, che ritorni. Vabbè, credo che tipo sia passato un po'. Però, insomma, l'importante è che appunto non si fa più vedere, anche perché volevo continuare la mia survival, anche se allo stesso tempo mi sento in colpa, Zoe, troppo in colpa. Sì, lo capisco. Cioè, oddio, anch'io leggendo quei messaggi mi sarei un pochino sentita in colpa, però... Che sì, è vero. Meglio così, no? Comunque andiamo a fare il resto delle cose, ok? Che ne dici? Sì, tanto non ci c'è sto, più lei. Ci sto. Allora, che ne dici andare a prendere un po' di animali? Sì, ci sto. Girati. Cosa? Ma non avevi detto che se n'era andata? Infatti, ma che cosa... Non lo so, Zoe, è tutto così tanto strano. Appunto, però secondo me non mi lascerà veramente mai. Forse ha visto che sei entrata tu e stai iniziando ad essere gelosa forse di te, Zoe. Ma che cosa vuole? Intanto, prima di tutto c'ero io già da prima. È lei, vero, che si è messa in mezzo. Ragione. E che cavoli. Hai ragione, però ti ricordo che il mondo comunque l'ho creato con lei e non c'eri tu quando l'ho creato. Quindi forse si sente colpa tua. Quella prima. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Facciamo come se tipo non esistesse, ok? Facciamoci i cavoli nostri e poi lei lo smetterà naturalmente. Sì. Allora, dicevi agli animali, giusto? Sì. Guarda quanti cavallini che ci sono. Anche le pecore, comunque, i cavallini. Sì, facciamo la lana. I cavallini no, perché tanto non danno nemmeno carne. Poi lo sai, infatti, che mi piacciono un sacco. Hai ragione. Prendiamo, ok, questo maiale, quest'altro. Ma che belli. Poi voglio anche un altro cavallo io. Zoe? Cosa? Guarda, vieni qua un attimo, non uccidere questo maiale, guarda. Qualcosa di strano. Oh mio Dio. Ma non ha le pupille. Aspetta, ma... Oh mio Dio.
erano probabilmente dei maiali, degli animali, anzi, che magari lei sta comandando. Zoe, oh mio Dio, che paura! Questa cosa mi ha fatto un sacco paura. È vero, sembravano, non lo so, una sorta di tipo impossessati, qualcosa del genere. Guarda lì. Quella pecora. Anche quella pecora, guarda, si muove anche in maniera molto molto strana. Aspetta, voglio farlo io, voglio vedere se... Ok. Oh mio Dio. No, questa cosa fa troppa paura, Zoe. Fa troppa paura, sciavolette. Oh mio Dio. Ok. Senti, andiamo, continuiamo a fare il no. No, pure i cavalli. Oh mio Dio. Il cavallo è carinissimo. Oh mamma mia, lo so, però dobbiamo resistere, ok? Perché ormai ho un sacco di cose in questo mondo. Quindi dobbiamo resistere a fare tutto il resto, va bene? Mi raccomando. Dobbiamo stare forti di cuore, di cervello e di fegato, va bene? Ok, bene. Senti, andiamo un attimo in casa che ti faccio vedere intanto quello che ho fatto. A proposito, hai preso la lana, così almeno ti faccio un letto. Ne ho preso uno. Dovremmo prenderne altra, Zoe. Dai, forza, mettiamoci in affari e iniziamo a fare tutto quanto. Allora, intanto i cavalli. Ce n'erano anche delle altre, oltre quella là, tutto quanto con gli occhi bianchi. Sì. C'erano altre. Ecco, sì, ne ho visto un'altra lì in fondo. Sì, perfetto. Ok, in realtà sarebbe ottimo utilizzare le accessorie, così almeno non le ammazziamo e le possiamo. Però, vabbè, sì, ormai. Vero. Pazienza. Io ho due di lana. Due di lana? Ok, ne ho una. Sono bianche? Sì. Allora, a posto, perfetto. Andiamo in casa. Allora, al momento non sta comparendo, quindi meglio così. Però io gli toglierei i cartelli, onestamente. Fanno un po' paura. E magari magari capisci anche che li ho letti, così appunto. Sì. No, fammi togliere a me, però, Zoe. Magari. Scusa. Se li togli tu, forse può darsi. Pensa che l'ho fatto apposta. Sì, che l'hai fatto per cattiveria. Togli. Infatti, mamma mia. Oh, speriamo che non l'abbia visto, non l'abbia notato il fatto che hai tolto un cartello. Dai, ma tutti gli altri li hai tolti tu. Sì, dai. Giusto, hai ragione. Allora, vediamo un attimo. Allora, intanto io qua mi pare che avevo delle cosette. Ecco qua questa chest. Allora, ecco, un pezzo di lana c'ho qua. Ma intanto tieni questi altri due, intanto metto io a cuocere questa carne. Molto, molto bene. Vedi, Zoe, dovremmo fare una survival of serie insieme un giorno, magari. Sì, infatti, perché sarebbe molto divertente. Senza magari senza Aerobrine, ecco. Infatti. Ma via, scompari. Mi sono preso di infarto. Che cagato in puzzo. Zoe, ti giuro, mi sono cagato. Sì, pure io. Oh, mamma mia. Ok, tranquilla. Tanto non potrebbero fare nulla. Vedi, tipo, sono degli animali che però ci vogliono solamente per spaventare. Sì. Allora, apriamo qua. Ok, perfetto, ottimo. Abbiamo messo il letto. Bene. Ma Zoe, ma si è fatto subito notte o sbaglio? Ma è vero, non me ne ero reso conto, sinceramente. Sì, neanche io me ne sono reso conto. Però beh, poco male. Allora, quindi non so, sinceramente mi mette un po' paura stare durante la notte svegli. Cioè, nel senso, magari è quando si attiva un po' di più aeroplane. Ma va, tranquilla, prendi, dormi e passa tutta quanta la notte e tutta quanta la paura, dai. Ecco fatto, vediamo un attimo se passa subito. No, cavolo, ma non lo so, sembrerebbe passando. Veramente che se fin quando c'è Aerobrine non possiamo fare nulla noi. Come facciamo, cavolo? Ma non lo so, non possiamo dormire, quindi che senso ha? Infatti, cioè, allora i letti a che servono, a parte a mettere i checkpoint, scusa. Forse per non far arrivare il Phantom, dovrei chiederglielo a Crew. Che c'è? Cos'è stato questo tuono, scusa? Hai sentito? No. Chi è? Ero io? Ah, ok, se cammino così, guarda, se fai il suono delle... Ok, sta iniziando a piovere, Zoe. Sta iniziando a piovere. Vabbè, dai, Bri, è una cosa normale, su Minecraft c'è pure la pioggia, quindi è normale che piova. Sì, hai ragione, ok, sì, hai ragione. Ok. Zoe, non lo so, però mi sembra strano il fatto... Cosa? Mi ha piccato. Ok, ritorniamo di sotto, andiamo di sotto. Forse non è buono stare troppo in alto quando ci sono i fulmini. Ok, bene, perfetto. Oh mio Dio, ragazzi. Sta piovendo tutto, è tutto strano questo posto. Oh, oddio, c'era un maiale con gli occhi bianchi. No, ma guardando, ti giuro. Sì. Zoe, chi è che l'ha acceso l'altare? L'hai acceso tu?
l'altare. No, io come cavolo l'avrei acceso l'altare? Ti prego, spegnilo. Ma che cacchio ne so? Oh mio Dio. Oddio, c'è un cavallo con gli occhi bianchi. No. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo andarcene via, Zoe, in qualche modo. Andiamo via. Aspetta, magari. Ma ferro, così poi te lo tieni. Facciamo una cosa. Saltiamo. Oddio, di nuovo il cavallo. Oddio. Saltiamo. Senti, vieni qua. Saltiamo magari dai. Ma sta bruciando casa? Oddio! Sta bruciando! C'è qualcuno che sta piazzando. C'è qualcuno da invisibile che sta piazzando la casa. Sì, che sta bruciando la casa. È per forza lei! Oh no! Oh no, Zoe! Oh no! Oh, era così carina questa casa! Infatti, dobbiamo scapparcene via, dobbiamo correre via. Pronta, forza, Zoe? Perché sennò ci moriamo, ok? Ok, da questa parte, mi raccomando. Va bene. Ecco fatto qua. Ecco, vieni! Sbrigati, presto! Ok! No, casa mia! No! Dai, tranquillo, Sbri, la rifaremo. La rifaremo? Come pensi di rifarla, Zoe? Sciabolette. Che ne so, la ricostruiremo, dai. Non è questo l'importante, in questo momento dobbiamo scappare. No, le mie cose! Sciabolette, no, devo andare a prendere le mie cose, aspetta. Sbri, sei impazzito. Aspetta, oh mio Dio. Brucia. No, sei impazzito, Sbri. Beh, eccolo. No, le mie cose non bruceranno mai. Prendi tutto. Aia. Dai, forza, Sbri. Arrivo. Eccomi. Ok, ci siamo. Scappiamo, okay. Scappa. Corri. Ok, così. Oddio, aia. Dove sei? Vieni qua. Oddio, quanti fulmini. Ma ci stanno inseguendo i fulmini. Sì. Una caverna con la glowstone. Entriamoci, vieni, copriamoci da qua. Eh sì, perché sta piovendo. Okay. Oh mio Dio, guarda! Guarda come si illumina il cielo. È vero, è sicuramente opera di Herobrine. Ne sono certo, è l'unico. Oh no. Non ho mai visto un temporale su Minecraft così tanto spietato, sciabolette. È impossibile. Neanche io, è impossibile. Oh, che cavoli, Sprima, per forza questa mod dovevi mettere. Mannaggia Crucco, poi glielo dico. Ho capito che Crucco ha messo tipo una cosa che se la tolgo la mod elimina il mondo. Oh, cioè, il mondo così non è tanto più compatibile. Sì che ci tengo tanto. Ho fatto un sacco di cose in questo mondo. Okay, e poi a parte questo mi sento in dovere in un certo senso, perché comunque è una serie con Herobrine, capito? Quindi dovrò vedere al mio pubblico che cosa stiamo andando incontro. In cosa stiamo andando incontro. Ma che posto strano è? Ma cos'è? Non lo so, perché c'è l'acqua così. Ma quello è un pesce gigante. Oddio! Non lo so, pesce gigante! Dobbiamo combatterlo! Oh no! È una bolla! Dobbiamo rompere la bolla, Zoe! Oddio! Non si spezza! Non scoppia! Aia, che male! Come ti permetti? Mannaggia te! Ti prende e t'ammazzo! Ha detto che se ci riprende ci rimette una bolla! Ci vuole prendere! Oh cavolo! Guarda come ti sta cercando di prendere! Oddio! Anche a me! Oh no! Non mi prenderei mai! No, io mi adesso ha presa. Mi vengo a prendere! No! Cavolo! Ah! Sì! Riesco a prendere attraverso la borla! Muori! Muori! Allora dobbiamo andare vicini! No! Grazie mille, mi hai sbloccato la bolla! Prego! Ok, senti. Stanno accadendo un sacco di cose e io ogni volta mi sono rotto le scatole, onestamente, perché le persone che mi seguono da casa lo sanno. Ogni volta che succede una cosa, Herobrine mi fa andare via dalla zona in cui magari volevo stabilirmi e mi fa continuare a girovagare per il mondo di Minecraft. Questa volta invece, Zoe, dobbiamo essere forti e dobbiamo rimanere nella stessa identica zona di prima, ok? Nonostante mi ha incenerito praticamente quasi tutta la casa, non me ne devi importare nulla, ok? Oh mio Dio. Anzi, a proposito, adesso le scrivo. Guarda, ci sono pure i cavalli che non vogliono farmi passare. Fatemi passare. Ehi, non devi picchiare. Senti, vieni da questa parte. Allora, vediamo. Sono comunque cavalli comandati da Herobrine. Zoe, devi stare attenta. Guarda. Hai ragione. Ancora che brucia qua. Devo spegnere le fiamme. Ecco. Sì, ti aiuto. Ecco fatto, ok, bene. Oh mio Dio, guarda casa mia. È rimasto solo un pezzo di vetro qua. È vero, sì. Ok, adesso basta, adesso spengo la fiamma. Ecco fatto. Ma puoi farlo? Non è che si arrabbia? Non lo so. Mi sa che si arrabbia, Spri. Io le scrivo.
Aerobrain, basta! Hai rotto le scatole! Se è vero che te ne andavi, devi farlo mantenendo la parola! Ok, l'ho scritto, aspetta che attivo la chat. Ecco. Ok, vediamo cosa mi risponde adesso. Oh mamma mia, speriamo che mi risponda bene. Allora è vero che non mi vuoi più con te? Beh, direi, ci mi sono hai io. Distrutto la casa! Non si fa! Vediamo come mi risponde adesso. Sperando che non si arrabbi con te. Infatti. La casa non era per lei. Lo decido io cosa è o non è per lei. Ma tu ecco. Devi starne alla larga. Perché non ti tolgo solo perché perdo il mondo. Altrimenti lo avrei già fatto. Vediamo un attimo cosa dice. Puntini puntini. Oh, oh mio Dio, gliene sto offesa, dicendo. Sì, gliene sto dicendo un botto, ragazzi. Infatti non so se sto facendo bene. Tu che cosa pensi, Zoe? Pensi che la sto facendo bene? Io penso che si arrabbierà. Guarda come ha risposto. Mondo è mio! Oddio! Ok, io non tornerei più là sopra, sinceramente. No, aspetta. Aspetta un attimo. Ah! È qua sopra, è lì sopra invisibile che ci sta guardando. Aspetta, fammi vedere una cosa. Beh, il suo altare in effetti. Quindi se l'attivo dovrebbe vedersi appena. Aspetta, vediamo. Sicuro? Vai, prova. Sì, ecco la. Sì, l'ho vista. Sembra. È scomparsa. Che quando. Oh, ecco. Sembra, infatti adesso forse la possiamo vedere. Perché forse quando l'altare non è attivo, ok, noi non possiamo vederla. Quindi appena lo attiviamo è come se tipo comunque, attiviamo cioè... gli occhi. Sì, certo, e comunque. Quindi praticamente è tutta una presa in giro. Lei è attiva da quando praticamente metti la moda, è sempre attiva nel mondo. Sì, ma infatti lei non può andarsene, quindi cioè ci sarà sempre, per sempre. Praticamente è così. Quindi è una situazione brutta anche perché comunque è un computer, quindi lei rimane sempre qua. Quindi cosa posso fare? Non ho idea, Sbri, dobbiamo trovare un modo. Un modo per cancellarlo. Cosa? Era là dietro di te, era lì dietro quell'albero. Mi ha fatto ma cadere pure l'ascendino. Ma uccidermi? Non lo so. Credo di no. Senti, facciamo una cosa. Allora, facciamo che praticamente io Bri? So, cioè, Bri, perché voli? Come fatto a volare? Ma io non sto volando. C'è qualcosa. Oddio! Che mi sta tirando qualcosa. No, vieni. Oddio, Zoe, no. Non posso scendere. Oh, cavolo. Tranquilla, ti vengo a salvare. Tranquilla. Aiutami. Oh, cavolo. No, oh cavolo, è lì dietro, devo salire questa collina. Oh, sciabolette, proprio mi vuole spingere oltre lei, cavolo. Dove vuole farmi arrivare? Alle Forlands, madonna santa. Dove è andata? Oddio, non la vedo più, ragazzi, non vedo più Zoe. Oh, sciabolette, questo proprio non ci voleva. Ok. Oh no, dove è andata? Cos'è quello? Ok, sentite, facciamo una cosa. Mi raccomando, se volete vedere altri video del genere, cliccate questi altri video per altre nostre avventure. E mi raccomando, se volete il continuo di questa serie, io sarò felice di darvelo. Ci si becca.